Il mondo team a Cassino è Telefonia Lucarelli. Tutte le ultime novità ed uno staff di professionisti che ti segue passo passo. Offerte speciali per privati, professionisti e partite IVA. Passa a team ed avrai il meglio. Vieni da Telefonia Lucarelli a scoprire la nuova offerta Fibra Team per navigare in internet sempre più veloce. Telefonia Lucarelli è a Cassino in Viale Dante 134. Telefonia Lucarelli, gli specialisti della telefonia a Cassino. Amici sportivi, buongiorno. Stadio di Gaeta, Ricinero di Carrera, in grande spolvero, rinnovato in tutta la sua struttura. Un campo meraviglioso, degno di questa gara che vedrà il Cassino opporsi al Gaeta per la nona giornata di ritorno del campionato laziale Girone B di eccellenza. Il Cassino schiera Gazzero di Vito Santilli, Partipilo, Ruggeri, Mercurio, Corrado, Salese, Giglio, Macciocca e Lombardi. Il dodicesimo Della Pietra, tredicesimo Berardi, quattordicesimo Verdone, quindicesimo Pontecorvi, D'Arbor sedicesimo, diciassettesimo Carlini e Perrotti diciottesimo, allenatore Ezio Castellucci. Il Gaeta invece schiera De Deo, De Feo, Zappalà, Diallo, Scioppa, Rossetti, Pesole, Bosco, Marulla, Pepe, Colella. Dodicesimo Liotti, Allegrada tredicesimo, Ruggeri quattordicesimo, quindicesimo Scannicchio, sedicesimo Bruno, diciassettesimo Solimene, diciottesimo Lucchetta, allenatore signor Merchionna. Arbitra dell'incontro il signor La Bianca della sezione di Foggia, coadiuvato da Almanza della sezione di Latina e fratello della sezione di Latina. Cassino che viene da una settimana, un pareggio casalingo e che quindi oggi si è accorciato la classifica rispetto all'Aprilia, solo sono 6 punti di distacco quando è stato in classifica anche con 11 punti di vantaggio. Bene, un campionato che si è riaperto e quindi sarà vincente fino alla fine. Cassino nella classifica generale conta 55 punti, la prima è 49, Colleferro 49, Audaci 48, Vistartena 45, Pomezia Calcio 38, 38 Serpentara, Lido dei Pini 36, Formia 35, Roccasecca 31, Itri 30, Arce 29, Unipomezia 25, Gaeta 24, 23 e 23 Morola e San Cesare, 20 punti per il Racing Club e 16 punti fanalino di coda il Monte San Giovanni Campani. Inizia in questo istante la gara, fischiato l'arbitro, la palla è a Divito, Partipilo, Macciocca cerca poi Ciro Corrado che praticamente ottiene il primo calcio d'angolo, tenta la conclusione, la palla viene deviata da un giocatore del Gaeta. Giornata quasi estiva, stamattina era freddo anche qui a Gaeta con un leggero vento, comunque adesso c'è una splendida giornata. Dicevamo primo calcio d'angolo per il Cassino. Il mister Castellucci rinnova la fiducia al giovanissimo talento Lombardi, classe 99. Mentre in panchina c'è D'Arbor, Partipilo sulla bandierina, parte il calcio d'angolo per Partipilo, colpo di testa di Giglio che sfiora la traversa alla destra del palo alla destra di De Deo, nulla di fatto, si riprenderà con un fallo di fondo. De Deo. Fa allungare la squadra il portiere del Gaeta, Ruggeri di testa, poi la palla viene catturata letteralmente dal Gaeta, poi c'è il numero 3 che non si accorge del passaggio del compagno di squadra,
Ciro Corrado. Ciro Corrado becca Macciocca, ma viene anticipata a sua volta. Dal numero 5 Scioppa. Macciocca perde palla. Poi ci pensa Capitan Pepe, manda la palla alla destra dello schieramento. Inizia una corsa, viene protetta la palla da Santilli e quindi solo un fallo di fondo. Gazzerro già battuto il fallo. Mercurio, Capitan Mercurio, scavalcare il centrocampo, tentativo non è andato in porto, si ripropone il Gaeto. Paolo Mercurio preferisce mandare la palla fra le braccia del portiere Gazzerro. Si ripropone Mercurio, Santilli a cercare Macciocca, poi Giglio. Giglio che combatte con Scioppa, alla meglio Scioppa, lo stopper del Gaeta. Ancora Mercurio, Salese, Salese, Antonio Salese, ex del Gaeta, è giunto alla corte di Castellucci solo a dicembre. Grande giocatore di manovra. Scambio fra il numero 3 Zappalà, il proprio compagno di squadra. Fuori arbitro! Palla in fallo laterale. Rimetterà il Gaeta con De Feo. Partipilo. Confusione fra Ruggiero e Mercurio ed è Diallo che appoggia il suo proprio compagno di squadra, respinge di testa Ciro Corrado, punizione ai danni di Colella, quasi al limite dell'area, quindi prima punizione per il Gaeta. Sulla palla Capitan Pepe, prepara, chiede la barriera Gazzerro, in corsa di Pepe, tiro in porta di esterno sinistro, palla che vola alta sulla traversa della porta difesa da Gazzerro. Riparte l'azione e Mercurio, partipilo, ancora scambia con Mercurio, invita gli avanti del Cassino, Macciocca, Macciocca si porta avanti la palla, poi preferisce tirare a passare la palla a Simone Lombardi che però non è preciso, bravo Dedeo a respingere. Cassino che ha la prima occasione per andare in vantaggio, avrebbe potuto concludere direttamente, Macciocca ha preferito dare la palla, parti Pilo in porta, respinge di pugno Dedeo, ancora un vero e proprio assedio nella porta di Dedeo, palla murata di Vito, Di Vito guadagna la palla, poi la perde e fallo laterale a favore del Cassino. Benedetto Di Vito fa saltare la palla, poi Ciro Corrado tenta in mezza girata la conclusione e Dedeo pronto a bloccare la sfera. Prime emozioni di questa gara. Beh, fra il Cassino e il Gaeta c'è un divario, diciamo, notevole per quanto riguarda i giocatori in campo. Sta facendo un vero e proprio miracolo il Gaeta, buono il passaggio di Partipilo su Macciocca, riceve ancora Ciro Corrado, cerca di saltare l'uomo, non ci riesce, poi Macciocca, ancora Partipilo, Partipilo per Salese, corto il suo
suggerimento per Giglio, ancora De Deo, protagonista. Lungo il rinvio di De Deo, manda la palla direttamente fra le braccia di Gazzerro, che a sua volta passa la palla a Mercurio, la dà a Santilli, sulla sinistra Santilli, Simone Lombardi, scambio fra Santilli, Simone Lombardi e Partipiro. Ferma l'azione un giocatore del Gaeta e Pepe, adesso il capitano Pepe suggerisce per Bosco, avanza palla al piede Bosco, trova un corridoio per il proprio compagno di squadra, perde palla, Partipiro, Ciro Corrado cerca di saltare l'uomo, poi ne esce fuori un tiro cross, nessuna difficoltà per De Deo. Otto i minuti trascorsi qui al Ricinello, 0-0 fra il Gaeta e il Cassino, gara che si presenta piacevole. De Feo, poi Benedetto Di Vito per Gazzerro, calcia lungo Gazzerro, di testa cerca di mandare la palla in avanti Simone Lombardi e invece ne esce fuori un colpo di testa sbilenco con palla che va in fallo laterale, rimessa in gioco, fallo di mano di un giocatore del Cassino, si tratta di Partipiro. Circa 500 di spettatori con una presenza da parte dei tifosi del Cassino di circa 80-100 unità. Punizione a favore del Gaeta, viene calciata in questo istante la palla, poi riesce a prenderla, pericolo per la porta del Cassino. Partipiro, Macciocca, in sovrapposizione Di Vito, riceve palla da Macciocca, punta l'avversario Di Vita, poi preferisce dare la palla a Ciro Corrado, la perde, viene anticipato da Pepe, Salese, Ruggeri, poi Mercurio. Mercurio ancora per Ciro Corrado. Scambio fra reclama Salese per un fallo subito, ma non è dello stesso avviso il signor Labianca. Gaeta, possesso di palla, Pepe per Bosco, Diallo. Bosco si propone in avanti il Gaeta, Zappalà, Bosco preferisce scaricare la palla all'indietro che a sua volta poi il scioppa, consegna al portiere De Deo, lungo rinvio di De Deo. Spira un leggerissimo vento gradevole, visto che la giornata più va avanti più diventa calda. Veramente è bello il Ricinello di Gaeta, ristrutturato recentemente dopo che è stato per un anno nel purgatorio dei campi ospiti. Ferma l'azione Pepe, scambia, perde palla, palla a Bosco, tentativo di conclusione, palla che va oltre la traversa della porta
difesa da Gazzerro. Ruggiero scambia con Partipilo, Ciro Corrado scambio con Di Vito, Di Vito scarica all'indietro per Partipilo, ancora Macciocca e poi ci pensa De Feo a mandare la palla in riva al mare. Battuto il fallo laterale, Macciocca di testa tenda la deviazione, Giglio Dedeo salta, Ruggiero Di Vito ha avuto le sue due buone occasioni il Cassino per portarsi in vantaggio, è stato bravo il portiere Dedeo. Ruggeri di testa, Giglio in rovesciata per Ciro Corrado, perde il tempo Ciro, Bosco, Pepe si libera dell'avversario, poi pesca bene il proprio compagno di squadra sulla fascia destra, dribbling, poi tentativo di tiro, palla che va abbondantemente oltre il palo della porta difesa da Gazzerro. Abbiamo dimenticato di dirvi i colori in campo, il Gaeta gioca con una maglia bianca, pantaloncini rossi e calzettoni rossi, mentre il Cassino la tradizionale casacca tutta azzurra. Simone Lombardi salta l'uomo, poi viene atterrato, fallo su Simone, il giovane talento del Cassino classe 99. Punizione sulla palla Partipilo e Ciro Corrado. Ciro Corrado che non salta l'uomo, la palla viene murata da un difensore del Gaeta. All'indietro Santilli per Gazzerro, Santilli ancora Gazzerro. Palla in fallo laterale. Chiamato alla battuta il Gaeta, poi è Colella che si appoggia un proprio compagno di squadra, scambio a centrocampo, c'è un fallo laterale. Santilli per il Cassino. Devia capitan Pepe, ci ha battuto il fallo laterale. Si riprenderà con Santilli. Partipilo, Ruggeri, Di Vito, riceve Di Vito, tentativo, Partipilo si impossessa della palla, poi ancora Di Vito, Ciro Corrado, cerca il dribbling, Ciro Corrado, scambio con Partipilo, poi cross al centro, riesce a crossare ed è Macciocca in... ed è bravo il difensore del Gaeta ad accompagnare la palla in fallo laterale.
17 minuti trascorso all'inizio della gara, 0-0 qui a Gaeta, fra il Gaeta e il Cassino. Incontro valevole per la nona giornata di ritorno del campionato d'eccellenza Girone B laziale. Mercurio, Giglio scambia con Macciocca, ma allarga Macciocca per Simone Lombardi, entra in aria, poi Macciocca scambio con Partipilo, Salese, tentativo di tiro, Giglio non riesce a girarsi, poi Ciro Corrado e calcio d'angolo a favore del Cassino. Cassino su un campo perfetto riesce veramente a esprimersi meglio. Squadra quella di Castellucci, molto tecnica. Battuto il calcio d'angolo, Ruggeri salva, poi ribatte la palla, Partipiva, non riescono a mettere la palla dentro la porta, ancora un'occasione per il Cassino. Dedeo, Ruggeri di testa, Ciro Corrado, poi ci pensa Zappalà a spazzare via, palla Diallo, poi Zappalà, serve il numero 11 Colella e occasione anche per il Gaeta. Occasione anche per il Gaeta. Il Pepe Diallo. Spazza via Mercurio. È chiaro che il Cassino deve proporre il gioco e corre qualche rischio. Fallo su Giglio, già battuto, Partipilo, Ciro Corrado, millimetro il suo suggerimento per Ciro Corrado, Di Vito, fallo laterale a favore del Cassino. Benedetto Di Vito per Partipilo, riceve Partipilo, poi Di Vito, salta l'avversario, Partipilo a cercare la testa di Giglio, ancora un fallo laterale per il Cassino, un vero e proprio assedio fino a questo momento con ripartenze del Gaeta che a volte è anche pericolosa. Macciocca, Ruggeri, Paolo Mercurio, palla buttata nel vuoto, Ruggeri è in vantaggio, scarica su Gazzerro, lungo rinvio, Partipilo ancora in possesso di palla, si affida a Ruggeri, poi Di Vito avanza sulla fascia destra, Di Vito manda in corridoio Ciro Corrado per la testa di Giglio, sbaglia clamorosamente. Ruggero di testa per Gazzerro, riparte il Cassino, Mercurio, Partipilo, avanza Partipilo, Di Vito riesce ad appoggiarsi, Salese, Di Vito perde palla, Di Vito, Santilli cross al centro, Santilli per Giglio, poi si fa largo, c'è un
avevano reclamato il corner gli azzurri, ma il direttore di gara presenta sull'azione. Si sapeva che la partita con il Gaeta sarebbe stata una partita non facile per il Cassino, anche perché il Gaeta in classifica generale non è tranquilla, quindi dovrà cercare di fare punti per De Palla Lombardi. Diallo suggerisce, poi Salese scambia con e riceve da dietro un calcio e il direttore di gara La Bianca dalla sezione di Foggia decreta una punizione a favore degli azzurri. Ruggieri, in aria Ruggeri a cercare Giglio, Salese, Santilli, viene intercettata il tentativo di passaggio di Santilli e quindi si tratta solo di un fallo laterale battuto per Mercurio. Colpo di testa di Pepe su Di Vito. Si perde del tempo. Sulla palla Partipilo e Ruggieri. Va a rimproverare per la protesta di Ruggeri il signor La Bianca. Finalmente si rigioca Di Vito, sulla fascia Di Vito, salta l'avversario, poi riesce a crossare, ancora un'occasione per il Cassino ma non è lesto a deviare la palla in rete, né Macciocca né Giglio, e quindi ancora un'occasione perduta da parte del Cassino di portarsi in vantaggio. Fallo laterale, Santilli, Ruggieri, Di Vito, oggi in particolare forma Ciro Corrado, non perde palla, si libera bene il numero 9 Marullo, poi appoggia sul Zappalà, riesce comunque Zappalà a guadagnare la palla, poi è Colella, Colella allarga il gioco per Bosco, all'indietro per il numero 3 Zappalà, scambia con Bosco, entra in area Bosco, tentativo di dribbling su Di Vito, poi sbaglia l'intervento Pesole, pericoloso il Gaeta in contropiede, ancora si libera bene, poi viene anticipato il numero 9, duello fra Zappalà e Ciro Corrado, subisce fallo Ciro Corrado, riparte il Cassino, Partipilo, Santilli, avanza sulla sinistra Santilli, si allunga la palla, subisce fallo. Bella la partita fino a questo momento, non esaltante ma comunque gradevole. Partipilo, Giglio, si appoggia a Di Vito, Di Vito allarga per Ciro Corrado, punta sull'avversario Ciro Corrado, si libera, poi finalmente riesce a crossare, ancora una volta nessuno riesce a deviare la palla in rete, ancora un cross da parte di Santilli, Di Vito,
e letteralmente toglie la palla da dentro la porta il bravissimo portiere Dedeo. Stato bravissimo Dedeo ad arrivare con il palmo della mano su una palla che l'avevamo già vista dentro, sul colpo di testa di Giglio. Calcio d'angolo, parti Pilo. Punizione a favore del Gaeta. Ancora un'occasione per il Cassino. Bravo il portiere Dedeo che si è esaltato con questo intervento su un colpo di testa di Giglio. Fallo laterale. Giglio di testa. Colpisce evidentemente con la mano un giocatore del Gaeta. Almeno così ci è parso. E calcio di punizione a favore degli azzurri. Mercurio rettifica la posizione, l'arbitro signor Labianca. Finalmente si riparte. E Dedeo che vola in alto e va a togliere la palla sulla testa di Giglio. Dedeo di testa, Ruggieri, parti Pilo. Ciro ancora segnalato un fuorigioco di Ciro Corrado, imbeccato bene da parti Pilo. Ma ancora una volta, dopo che aveva tirato anche un tiro molto difficoltoso, è stato ancora una volta Dedeo bravo, anche se l'arbitro aveva fischiato qualche attimo prima. Calciata la palla da Dedeo. Bosco controlla di petto, poi si appoggia a Pepe. Diallo, intervento di Macciocca, Ciro Corrado. Macciocca invita Simone Lombardi, va via, salta due uomini Simone Lombardi, poi si appoggia a Macciocca, ma controlla male la sfera e quindi nulla di fatto. Bosco, Ruggeri, palla a Colella, dal limite dell'area sferra un tiro che si fa applaudire con questo tiro anche se è impreciso. Colella, minuti trascorsi, 0-0 qui al vicinello di Gaeta, fra il Gaeta e il Cassino. Si riprenderà con un fallo laterale battuto, il fallo laterale respinge Santilli, poi Mercurio, ancora Pepe, Bosco, Diallo. Buono il suggerimento di Bosco, tiro della punta, Marullo, palla che viene murata, diventa lenta, nessuna difficoltà per Gazzerro a neutralizzare il tiro lungo il suggerimento.
prende coraggio il Gaeta, squadra che si esprime niente male. Guadagna Ciro Corrado. Parti Pilo. Di Vito. Macciocca. Fra due avversari, Macciocca riesce comunque a suggerire per Salese. Di Vito, Macciocca, cross al centro per la testa, occasione per Ciro Corrado, e ancora una volta si fa trovare pronto il portiere Dedeo. Ruggero per Mercurio, parti Pilo, Salese, Mercurio. Parti Pilo per Ciro Corrado, fra due avversari, ancora parti Pilo a scavalcare la difesa biancorossa, e ancora una volta Dedeo molto pronto, anticipa tutti. Si riparte con Dedeo, Mercurio di testa. Nel respingere di testa Mercurio cade, nulla di grave. Palla che Zappalà manda direttamente in fallo di fondo. Si riprenderà con Gazzerro. Colpo di testa di Macciocca, poi bravo a recuperare Diallo per Bosco. Bosco punta su Di Vito, parti Pilo, anticipa tutti, poi suggerisce per Giglio, ma il numero 6 avrà la meglio Rossetti. Fuori gioco segnalato dall'assistente del signor La Bianca. Mercurio. Gira bene Giglio, poi respinge la difesa biancorossa. Di petto Mercurio. E ancora parti Pilo. Suggerisce bene per... alla meglio Di Vito, scambia con Macciocca, poi Di Vito, non ci sono tentativi di conclusione da fuori area. Di Vito ancora, Simone Lombardi in semi rovesciata, ma il suo tentativo di sorprendere Dedeo non riesce, in quanto la palla assume una traiettoria strana. Ruggeri, di testa Salese per Mercurio, Macciocca di testa all'indietro, Ciro Corrado, liscia la sfera Ciro Corrado, poi Giglio che per poco non ruba palla al difensore, se ne impossessa Bosco. Punizione ai danni di Bosco. Calcio di punizione a favore del Gaeta.
37 minuti trascorsi. Non perde occasione il signor Labianga, anche se pur bravo, di fare il farmacista, molto fiscale. Partipilo travolto dal numero 10 Pepe, punizione a favore degli azzurri. Anticipa tutti Zappalà, poi Partipilo, perde palla, riparte il Gaeta, lo fa con Marulla e Pepe. Palla in possesso di Pesole, dribbling all'indietro per De Feo, allarga il gioco, pesca bene il Bosco, deviazione di Mercurio, perde palla Macciocca e il Gaeta in attacco. Pepe per Bosco, respinge Santilli, riparte Partipilo, punizione per fallo su Partipilo. Buona la prova del centrocampista barese oggi. Ruggeri riesce a guadagnare la palla che si stava perdendo in fallo laterale. Macciocca, scambio con Ciro Corrado. Ancora una volta lungo il suo suggerimento. Di testa Ruggeri. Ciro Corrado di testa, poi alla meglio il Museo, Rossetti, Colella, riceve il giocatore biancorosso, ancora Bosco, sovrapposizione di Zappalà che riceve in questo istante, poi cross al centro, palla, c'è un fallo su Ruggeri. Invita il direttore di gara a mandare i ragazzi che si stanno riscaldando. Gazzerro, salta Macciocco di testa, però alla meglio lo stopper Scioppa. Ancora Cassino Proteseo in attacco. Macciocca, Salese, Partipilo, Ruggeri, palla bassa per Giglio, scambio fra Macciocca e Giglio. Bosco, riceve Bosco, punizione su Colella da parte di Macciocca. Scioppa, Pepe, Scioppa, Di Vito di testa, Macciocca di tacco a Partipilo, si trova di spalle Ciro Corrado, non riceve. Palleggia in linea orizzontale il Gaeta, riparte il Cassino.
punizione a favore del Cassino. Tre minuti alla fine del primo tempo. Non si sono intesi Giglio e Macciocca. Ruggeri, Salese, Macciocca. Di Vito riceve sulla palla Zappalà, poi riesce ad aggirare il fallo laterale a favore dei biancorossi del Gaeta. Sbaglia l'intervento Di Vito, fallo laterale a favore del Gaeta. Zappalà, rimessa in gioco, controlla bene, poi parti Pilo, fallo di Colella ai danni di parti Pilo. Ruggeri, Bosco, fallo laterale. Di Vito, un minuto alla fine del primo tempo, punizione ai danni di Ruggero. Calcio in questo istante, riceve parti Pilo a centrocampo, Mercurio lungo il suo suggerimento e palla che si perde in fallo di fondo. Dedeo sulla palla. Siamo quasi alla fine del primo tempo. Palla colpita da Mercurio e va in fallo laterale. Gaeta, e in questo istante puntualmente il signor Labianga della sezione di Foggia chiude le ostilità, almeno per quanto concerne il primo tempo. 0-0 qui a Gaeta fra il Cassino e il Gaeta. Intanto i giocatori stanno raggiungendo gli spogliatoi e noi diamo appuntamento per il secondo tempo, dando la linea alla regia. Il mondo team a Cassino è Telefonia Lucarelli. Tutte le ultime novità ed uno staff di professionisti che ti segue passo passo. Offerte speciali per privati, professionisti e partite IVA. Passa a team ed avrai il meglio. Vieni da Telefonia Lucarelli a scoprire la nuova offerta Fibra Team per navigare in internet sempre più veloce. Telefonia Lucarelli è a Cassino in Viale Dante 134. Telefonia Lucarelli, gli specialisti della telefonia a Cassino. Amici telespettatori, eccoci qua per raccontarvi il secondo tempo di questo Gaeta Cassino, valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza Girone B Laziale. 0-0 è stato il risultato del primo tempo e praticamente il Cassino ha avuto delle buone occasioni per chiudere il risultato, ma è stato bravo il portiere Dedeo a mettere una vera e propria saracinesca nella sua porta. Il Cassino che oggi si sta esprimendo un tantino, diciamo, meglio rispetto alle altre gare, è un manto erboso veramente ineccepibile, quindi pertanto il Cassino ha tutte le carte in regola per poter far sua questa gara. Viceversa sarebbe un disastro perché si accorcerebbe la classifica, anche se il Cassino resterebbe prima in classifica. Quindi 45 minuti ancora per aggiudicarsi questa gara contro un Gaeta che, devo dire la verità, non è dispiaciuto, ordinato, con
una difesa arcigna ma molto corretta e non disdegna anche qualche conclusione da lontano. Entriamo in cronaca diretta. Santilli guadagna un bel pallone, poi Mura, il numero 7, Pesole manda in avanti Ruggeri, guadagna un ottimo pallone, poi Salese per Macciocca a cercare Simone Lombardi, lungo il suo suggerimento, palla che si perde sul fondo. Si riprende con Dedeo, veramente bravo questo portiere, che ha negato per due volte minimo la soddisfazione del gol a Giglio. Ruggeri a cercare Ciro Corrado. Ciro Corrado che fa fatica, riesce a crossare comunque. Ferma la palla a Giglio, poi ancora cerca il... E c'è un bel tiro da parte di Simone Lombardi con la palla che va oltre la traversa della porta difesa da Dedeo. Si riprende con il portiere del Gaeta, calcio in questo istante. Ruggeri di testa, Lombardi riesce a girarsi, Lombardi poi viene praticamente messo giù, punizione a favore del Cassino, già battuta, Mercurio, Giglio, Macciocca, Macciocca per Lombardi in aria, poi viene segnalato un fuorigioco da parte del collaboratore del signor La Bianca. Gioco fermo. Dedeo. Di Vito alla meglio di testa, poi libera. Colpo di testa di un difensore bianco-azzurro, anticipa l'avversario e costringe Dedeo a tuffarsi per neutralizzare il tiro. Mercurio, De Feo, Mercurio di petto, Lombardi, poi Santilli riesce a girarsi, palla nel vuoto, parti Pilo, Ruggeri, Giglio, punizione su Giglio. Macciocca a cercare Ciro Corrado lungo il suo suggerimento. Palla che si perde in fallo di fondo. Il signor Melchior, allenatore del Gaeta, annuncia un cambio. Parti Pilo, Ciro Corrado. Alla meglio Ciro Corrado, poi viene anticipato da un difensore biancazzurro, palla che va in corner, calcio d'angolo per il Cassino del quarto della gara. Primo cambio nelle file del Gaeta, adesso battuto il perde palla Diallo, poi non è altrettanto pronto
Gazzerro esce a valanga, pericolo per la porta del Cassino. De Feo, Colella all'indietro, Pepe per De Leo, Ruggeri di testa, riesce Salese a guadagnare un pallone a centrocampo, Ciro Corrado, due avversari su di lui, poi tenda il passaggio, palla murata da un giocatore del Gaeta ed ecco la sostituzione. Entra il numero 15, si tratta di Scannicci, ed esce il numero 9, Marullo. Si riprende, quindi non vedremo più Marullo. Punizione a favore del Cassino, Partipido, Ruggeri, Mercurio che riceve all'indietro per Gazzetta. Riparte il Cassino con Partipino. In avanti Ciro Corrado, guadagna solo un fallo laterale. Battuto Partipino, converge verso il centro, riesce a crossare. Poi viene anticipato Lombardi. Occasione per il Gaeta che non sa concretizzare questa azione favorevole, ed entra adesso per il Cassino Carlini, numero 17. Dovrebbe uscire Ciro Corrado. Tentativo del Gaeti, va lì, liscia la palla Mercurio, Colella, tiro debole, che non ha nessuna difficoltà, il portiere Gazzerro neutralizza, lungo rinvio di Gazzerro. Avanza il numero 6 Rossetti, Gaeta che si fa più intraprendente. Libera Santilli, Partipido, Ciro Corrado, contropiede del Cassino, fa rientrare tutti Ciro, Partipido, viene, quindi avviene il cambio, entra Carlini ed esce Ciro Corrado. Qualche contestazione
nei riguardi di Ciro Corrado. Guadagna mestamente gli spogliatoi, la panchina Ciro Corrado, in campo Andrea Carlini. Contropiede del Gaeta, palla che praticamente il nuovo entrato sbatte sulla rete esterna della porta, difesa da Gazzerro. Cassino in attacco, Macciocca libera il Rossetti per il Gaeta. Salese, Ruggeri, Mercurio. Buono il colpo di testa di Giglio. Zappalà libera l'aria. Fermo il gioco, fallo laterale che praticamente... E vediamo che guadagna la panchina Ciro Corrado. Un po' deluso. Sì, ho capito, però... Contropiede della Gaeta, buono il suo tentativo, dribbling, calcia altissimo, pericolo per la porta del Cassino, secondo pericolo in pochissimi minuti per il Cassino. Sta subendo adesso il ritorno del Gaeta, questo Cassino un tantino opaco nei primi minuti del secondo tempo. Salese, Partipilo, Santilli. Perde palla Santilli, scivola e va via Daillo. In attacco il Gaeta. Ed ecco Andrea Carlini, lento il... Poi cerca Simone Lombardi, riesce a crossare lungo il suo cross, palla che va direttamente fuori in fallo di fondo. Dedeo. Finalmente calcia il portiere Dedeo, di testa oggi veramente irraggiungibile Ruggeri. Bosco. Battuto la punizione, Partipilo, Carlini, dribbling di Carlino, scambio con Macciocca, non riesce. È molto bravo il giocatore di colore giallo, avanza in contropiede, 3 contro 3, palo clamoroso del Gaeta, un palo veramente clamoroso, Cassino in difficoltà. Era stato superato ormai Gazzerro. Punizione a favore del Cassino. Sfortunato il Gaeta e riparte il Cassino, lo fa con Partipilo. Carlini avanza,
Carlini, ancora una parata da parte di De Deo, conclusione di Carlini che mette in difficoltà il portiere bianco-azzurro e calcio d'angolo per il Cassino. 5 calcio d'angolo a favore del Cassino, 0 per quanto riguarda il Gaeta. Il primo del secondo tempo. Calcio d'angolo battuto, è sempre bravo, attento De Deo. Lombardi. Riparte in contropiede il Gaeta. Bosco in fuorigioco. Macciocca. Letteralmente Macciocca messo giù. Ruggeri. Salese, palla al piede, avanza, palla al piede Salese e viene ammonito il giovane di colore Diallo. Prima ammonizione della gara, ne fa le spese il giovane di colore Diallo. All'andata come è finita la partita, ti ricordi? Mercurio di testa tenta di girare la palla a Giglio, lotta fra Partipilo, perde palla Carlini, Diallo. Carlini ripara all'errore precedente. Colella riesce a vincere un tackle. Colella appoggia su Bosco, punta sull'avversario Bosco, Santilli, poi palla murata da Salese, Simone Lombardi. Partipilo. Salese. In corridoio, buono il suggerimento di Simone Lombardi, ma è troppo lunga la palla per Macciocca, che viene anticipato dal portiere De Deo. Oh! Macciocca. Due avversari su di lui, riesce comunque a destreggiarsi, a suggerire per Partipilo. Partipilo che non si sa, è ancora una sostituzione alle file del Cassino. Entra Perrotti. Ed esce il Macciocca. Il numero 10. Si riprende con De Deo, palla fuori, fallo laterale a favore del Cassino. E adesso Castellucci pensa di far entrare in campo anche Darbo. Lotta su ogni pallone Carlini.
si lotta su ogni pallone. La posta in palio per il Cassino è importante. Anticipa Giglio, il difensore, poi riparte Bosco in contropiede, punta sull'avversario, corridoio per Colella. All'indietro per Bosco. Pepe, Bosco. Buono il suggerimento. D'Arbor, contropiede del Cassino, Carlini, palla murata e poi la riconquista un difensore, riesce comunque a crossare. Ancora calcio d'angolo a favore del Cassino, sesto calcio d'angolo a favore del Cassino. Entra il numero 16 D'Arbor ed esce il numero 8 Salese. Aveva fischiato l'arbitro precedentemente. Ad onor del vero, l'arbitro aveva fischiato e ha firmato il gioco. Intanto il Cassino era andato in rete. In aria Mucchio, attenzione particolare per Giglio, e anche il Gaeta effettua il secondo cambio. In attesa che Salese raggiunga e si riparte. Parti Pilo, di testa Giglio, poi ancora Dedeo che con un colpo di reni riesce a parare un tiro di testa quasi impossibile da parare da parte di Giglio. Viene fatto un cambio nelle file del entra Allegretta ed esce il capitano Pepe. Facciamo 22 minuti trascorsi. Riceve i meritati applausi il capitano Pepe. Parti Pilo, Simone Lombardi, invita la calma Dedeo. Salta Mercurio, riceve Simone Lombardi, D'Arbor per Mattia Perrotti. Anticipato Parti Pilo. Colella. Guadagna un bel pallone D'Arbor, scambia con Mattia Perrotti, Parti Pilo, Ruggeri, Carlini,
Perrotti. Si gira Perrotti, riesce, non riesce a crossare, poi libera Bosco. Grande gara del, di Bosco. Bravo! Parti Pilo. Dardo. Punizione non ravvisata, riparte in contropiede, 3 contro 2. E viene ammonito Ruggeri. Ammonito Ruggeri per il Cassino. Stava recuperando quell'altro. Appena stava dietro. Il giocatore è atterrato, chiede il cambio ed è l'ultimo cambio, mentre il Cassino l'ha effettuato tutte e tre. Vediamo se ci sarà la sostituzione. Sulla palla Colella. Parata di Gazzerro. Calcio d'angolo a favore del Gaeta. Bravo Gazzerro, chiamato raramente a interventi pericolosi, questo lo era, è stato bravo a deviare la palla. Calcio d'angolo a favore del Gaeta. Gaeta che preme, si rende conto che può chiudere addirittura a suo favore la gara e generosamente tutto in attacco. Calciato il calcio d'angolo, palla ribattuta e ancora calcio d'angolo, il secondo. Cassino in sofferenza. La soddisfazione l'hanno fatta provare, vai lì. Calcia in questo istante, colpisce Giglio, devia Mattia Perrotti, manda in fallo laterale. Fallo laterale a favore del Gaeta. Il numero 13, Allegretta. Vai! Fallo di fondo, si ripartirà, eccolo già battuto, Gazzerro, poi Ruggeri, ancora in avanti per le punte. Fuori gioco di Mattia Perrotti. Dando passano in maniera inesorabile i minuti. Il Gaeta ci crede sempre di più. Un secondo tempo, quello del Gaeta, veramente notevole. Simone Lombardi. Liscio del numero 15. Scannicchio Carlini poi tenta un diagonale, conclude con un diagonale, la palla va alto sulla traversa. Partipito. Santilli,
Mercurio. Calcia in questi istanti. Ancora la meglio la difesa biancorosso. Punizione di Santilli. E c'è il terzo, entra il numero 14. Sostituisce il numero 5, esce il numero 5, si tratta di Scioppa. Una Gaeta che ci crede. Tentativo di conclusione da parte di un giocatore biancorosso. Si tratta del numero 13, Allegretta, palla abbondantemente fuori. Gazzerro, Giglio, Partipilo, Carlini. Punizione a favore del Cassino. Partipilo, avanza, palla al piede, bisognerebbe cercare un tentativo di tirare fuori aria, poi parte Gazzerro in anticipo su tutti. Mercurio, è chiaro che il Cassino adesso sta rischiando qualcosa nel tentativo di aggiudicarsi la gara, ma un Gaeta mai domo, devo dire la verità, bello questo Gaeto, secondo tempo interpretato nella maniera giusta, di testa, aggancia bene il numero 6, poi tentativo di Simone Lombardi. Calcia Dedeo. Più passano i minuti, più diventa difficile per il Cassino avere ragione di questo Gaete. Come dicevamo, niente male. Stranamente occupa una posizione in classifica che, alla luce di quello che ci ha fatto vedere fino adesso, non merita. Perrotti, Giglio, punizione, ammonizione, viene ammonito il difensore. Battuto finalmente, anticipa tutti Dedeo. Bravo il portiere Dedeo. Con il Gaeta Bosco, praticamente ha fatto la partita sin dall'inizio. Ancora in Cassino in possesso di palla. In biancorosso che non accenna la minima reazione, Gaeta un passo da lei, con un palo clamoroso di Pepe che dal limite dell'aria, dopo una bella azione
personale, ha concluso verso la porta 2-0, salvato sulla palla il numero 2 De Feo, che ha fatto soprattutto tanto gioco a centrocampo, tanta densità a centrocampo con la prova superlativa D'Arbor. Giallo e Bosco, due fallo laterale a favore del Gaeta. Bosco che sono riusciti poi anche a dare gli attaccanti. Adesso ancora Gaeta in avanti pericolosamente. Rossa al centro, di testa, per poco non riesce ad anticipare Gazzerro. Pericoloso ancora il Gaeta. Lungo rinvio di Gazzerro. Perrotti. Lombardi perde palla, Lombardi. Adesso il Gaeta sovrasta il fatto di gioco, il Cassino. Partipido. Di parte Simone Lombardi. Taccalo, vai! Hanno anche difficoltà respiratorie i ragazzi del Cassino. Santilli, ammonizione del numero 2, De Feo. Trentasettesimo del secondo tempo, 7-8 minuti alla fine della gara, 0-0 qui al Ricinello di Gaeta. Smanaccia la palla ancora Dedeo, determinante questo ragazzo oggi, molto bravo, devo dire la verità, veramente sorprendente. Si è fatto trovare sempre pronto, calcio d'angolo fuori del Cassino, corto, poi ancora smanaccia e gol! Giglio, Antonio Giglio per il Cassino, ritorna al gol, l'ex capo cannoniere del girone. C'è stato una, a dire la verità, una disattenzione di un difensore del Gaeta e ne ha approfittato l'esperto Giglio, Antonio Giglio. Giglio per il Cassino. Porta in vantaggio gli azzurri. Siamo giunti al 40° circa. Il Cassino è in vantaggio. Adesso vediamo se il Cassino riesce a sbloccarsi in questi 3-4 minuti che mancano alla fine della gara, poi ci sarà il recupero chiaramente. Ricordiamo per coloro che si fossero messi adesso in collegamento con Mediacentro TV e Multimedia TV, il Cassino in vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno da Giglio. Punizione a favore del Gaeta, adesso deve stare attento il Cassino. Diciamo che è andato in vantaggio il Cassino quando il Gaeta si stava esprimendo al meglio e forse fino a quel momento meritava qualcosa di più. Calcia in questo istante, respinge di testa un poi conclusione del giovane di colore del Gaeta, si tratta di Diallo. Veramente bravo questo ragazzo, classe 97. Gazzerro. Vai dentro, dentro! Dedeo, ottima la sua prova.
il Gaeta addirittura con 4 punte, ma d'altronde sta perdendo per una rete a 0. Bosco, autore di una buona gara, quella di Bosco, punizione a favore del Cassino. Punizione su Carlini. Sì, purtroppo Max ce lo siamo persi per poco. Mi avete tolto la linea proprio nel momento della battuta del calcio d'angolo che ha portato al gol di Giglio, una palla a centro area dopo un bel colpo di testa di Perrotti che era stato deviato da De Deo sulla sua sinistra. Fallo laterale a favore del Gaeta. Bandierina e pallone svirgolato dalla difesa del Gaeta. Dentro, vai dentro! Gaeta che chiaramente, bisogna dire la verità, è rimasto un tantino scioccato, però non abbassa la testa, continua ad attaccare, cross a centro, spazza Mercurio, diallo per il numero 2 De Feo. C'è una posizione irregolare del numero 14, si tratta di Ruggiero. Sbaglia l'intervento, poi ci pensa il giovane numero 4, diallo del Gaeta. Buono adesso Mattia Perrotti, cerca il palo lungo, ma è bravo ancora una volta De Deo. De Deo ancora un miracolo. De Feo, battuto il fallo laterale, ancora diallo, si appoggia in linea orizzontale un suo compagno di squadra, poi sbaglia il suggerimento e riparte Di Vito, Benedetto Di Vito, appoggia su Carlini, Carlini, poi ancora Di Vito in aria, un tantino all'indietro e avrebbe trovato pronto Mattia Perrotti. Intervento di Mercurio, ancora tutto il Gaeta, ma sono stanco i giocatori. Punizione a favore del si stringono la mano sportivamente il numero 4, diallo con Darboe. E intanto in questo istante finisce la gara, il tempo regolamentare, adesso bisognerà vedere, stanno segnalando 4 minuti mi dicono di recupero e ci stanno tutti effettivamente. È stato interrotto il gioco più volte, ci sembra congruo i minuti di recupero. Recupero che ha decretato il signor Labianca, lo ricordiamo, della sezione di Foggia. Di testa Giglio, Perrotta, poi Carlini. Perde tempo Carlini sulla bandierina del calcio d'angolo, poi gli viene tolta letteralmente la palla. Sono stanchi i giocatori, entrambi gli schieramenti sono stanchi, hanno perso in lucidità. Una vittoria ottenuta davvero in maniera rocambolesca con questo gol di Giglio che è venuto a rompere un'esercizio.
Noi possiamo solamente dire che il primo tempo di marca azzurra del Cassino e secondo il Gaeta veramente è stato autrice di una gara spettacolare in volontà, determinazione, cattiveria agonistica. Parti Pido. D'Arbor. Intercettata dal portiere Gazzero, insomma un Gaeta veramente che può Ruggeri per una partita che poteva andare diversamente al cospetto di una squadra. E quanto male, quanto probabilmente la partita diversamente di quanto pensassimo, la sfida che prima quest'oggi al cospetto di Gaeta, Gaeta che continua con la forza della disperazione. Centro! Avanza, palla al piede un giocatore adesso fuori gioco del numero 13, si tratta di Allegretta. Ancora due minuti di recupero lungo il suggerimento in possesso di palla il Gaeta che ci crede ancora, sbaglia adesso Di Vito. Punizione ai danni di D'Arbor, viene spinto alle spalle. Intanto sta defluendo il pubblico. Parti Pido. Fallo laterale. Intanto vediamo che il signor La Bianca consulta i suoi collaboratori. Giglio. Fallo, c'è un fallo di fondo, Dedeo appoggia sul numero 6, Rossetti, Rossetti a cercare gli avanti del Gaeta, Daiallo e finisce in questo istante la gara, il Cassino si aggiudica la gara in maniera abbastanza fortunosa alla luce di quello che abbiamo visto il secondo tempo, ma d'altronde il calcio è così, viene punito oltre ogni misura il Gaeta che meritava di non perdere, un primo tempo netto a favore del Cassino e un secondo tempo di marca gaetana. Bene, ed è tutto qui dal Riciniello da parte di Gianni Ranaldi che vi invita a seguire le trasmissioni della nostra TV e vi dà l'arrivederci a domenica prossima a Cassino. Ed è tutto, linea alla regia. Il mondo team a Cassino è Telefonia Luca Carelli. Tutte le ultime novità ed uno staff di professionisti che ti segue passo passo. Offerte speciali per privati, professionisti e partite IVA. Passa a team ed avrai il meglio. Vieni da Telefonia Lucarelli a scoprire la nuova offerta Fibra Team per navigare in internet sempre più veloce. Telefonia Lucarelli è a Cassino in Viale Dante 134. Telefonia Lucarelli, gli specialisti della telefonia a Cassino.